Amici di Dopocena, buonasera, benvenuti nel nostro salotto. Come vedete, è gremito in ogni ordine, come si dice in gergo. È foltamente riempito da degli amici che sono venuti a parlarci di musica. E parliamo di un coro, la Cappella del Duomo, la Cappella Musicale del Duomo di Fano, che ha iniziato un bel percorso e ha portato questa arte musicale in giro anche per il mondo. Dopo capiremo dove sono stati, cosa hanno fatto e i successi che hanno mietuto. Allora, salutiamo alla mia destra, in ordine naturalmente decrescente, Ilaria Trigiani, benvenuta. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera. Poi alla mia sinistra dal maestro Stefano Baldelli. Buonasera. Poi Rachele Puglisi, Buonasera. buonasera, e Paola Prinzivalli, buonasera. Allora, fate le dovute presentazioni, ci siamo tolti questa incombenza. Allora, partiamo dal maestro, giusto? Giusto. Che storia ha la Cappella del Coro del Duomo di Dunque, Fano? innanzitutto, prima di parlare di come è nato questo coro, magari introduco che cos'è una cappella musicale, perché Certo. ai più può non essere conosciuta questo tipo di realtà. Una cappella musicale è un coro che anima le liturgie di una chiesa, di una basilica. Nel nostro specifico si tratta della Basilica Cattedrale della Diocesi di Fano, Fossombrone, Cagliari e Pergola. Questa cappella musicale in particolare ha una storia molto antica perché è nata nel 1400, o meglio sappiamo da alcune fonti storiche che nel 1400 esisteva questa cappella musicale, abbiamo dei documenti scritti, ma probabilmente già da prima esisteva una realtà che animava il canto nelle liturgie della cattedrale fanese. Nel corso dei secoli c'è sempre stata una presenza costante di questa realtà musicale composta da tempo da sacerdoti, ma anche da laici, eccetera, fino ad arrivare ai giorni nostri dove, subendo varie vicissitudini, è stata interrotta la sua attività nei primi anni del Novecento, poi è stata sostituita da un coro che era composto da seminaristi, fino ad arrivare alla formazione attuale che ormai sono quasi 10 anni che opera come coro così formato nella Cattedrale di Fano. Questo coro è formato da diverse realtà, perché c'è una realtà di adulti, giovani adulti, che appunto formano un nucleo del coro a cui si aggiungono spesso, nelle quasi tutte le solennità in cattedrale, la formazione dei puri cantori, cioè sono i ragazzi e ragazze che vanno dall'età di 9-10 anni fino ai primi anni dell'adolescenza. E collaborano, diciamo, nell'animazione delle liturgie, ma spesso si affiancano a noi anche nei concerti che vedono protagonista questo coro sia a Fano ma anche fuori Fano e, come dicevamo prima, anche all'estero. Ecco, quindi voi vi esibite, insomma, diciamo così, tutte le domeniche comunque Sì, alle 11 noi diciamo che per sentirvi. il servizio domenicale viene svolto spesso da una realtà ridotta e nelle solennità maggiori, quindi nelle feste più importanti come Pasqua, Natale, ma anche le altre solennità del calendario, il coro è al completo e consta di circa 50 elementi quando sono insieme gli adulti e i ragazzi. Ecco, quindi fate anche un'attività esterna al contesto che abbiamo Esattamente. citato, perché questo è anche un po' Sì, sì, lo sì. Certo, scopo, insomma, di divulgare questo. l'obiettivo principale dell'attività concertistica è quello della diffusione della musica corale, che può essere anche veicolo di una evangelizzazione, poiché i cori spesso cantano musica sacra, a maggior ragione una cappella musicale canta musica sacra. Devo dire che noi non ci limitiamo alla musica sacra anche per un piacere personale, perché se no detto così sembra che uno canta solo per il Signore, che per carità è bellissimo, Certo. però anche per divertirsi insieme eseguiamo anche musiche. Ecco, questo è un esempio Ecco. particolarissimo. Qui eravamo addirittura in un viaggio in Sardegna, stavamo facendo un'occasione di festa insieme al coro che ci aveva ospitato. Stavamo cantando dei canti tradizionali sardi e anche della tradizione nostra,
locale della regionale marchigiana, quindi è stata appunto una dimostrazione di quello che dicevo, ma soprattutto un'esperienza bellissima. Vedo l'espressività, la mimica facciale estremamente. Sì, diciamo che qua forse era dovuta anche a qualche bicchiere di troppo. Vedo che eravate bene, sì, lì c'hanno il filoferro, c'hanno il mirto, insomma. Esatto. Spesso insomma accompagnano queste cantate. Queste. Allora, Ilaria, però è bello anche spaziare un po' come repertorio, quindi insomma, se ho ben capito le parole del maestro, non è solo insomma musica sacra o canto gregoriano, ma è anche qualcos'altro. Sì, è anche un momento innanzitutto per condividere una passione, perché credo che alla base di questa attività, per chi partecipa, ci sia una grande passione per la musica, poi naturalmente per noi che siamo una cappella musicale, diciamo che questa passione nasce, diciamo così, un po' proprio nell'ambiente della parrocchia. Poi è stato bello perché negli anni, da un piccolo nucleo parrocchiale, ci siamo ingranditi, abbiamo accolto altre persone che vuoi ecco per fede, vuoi per gusto, per passione musicale, si sono aggiunte, si sono aggregate e adesso siamo un gruppo abbastanza eterogeneo, abbastanza variegato, ecco. E oltre, diciamo così, all'attività del servizio liturgico, dei concerti che facciamo sempre in ambito delle principali festività dell'anno liturgico, abbiamo anche un'altra passione che è quella di cercare degli scambi con altri cori, con altre parrocchie, anche all'interno del discorso dell'ecumenismo. E l'anno scorso abbiamo avuto, diciamo così, un momento bellissimo, abbiamo vissuto perché abbiamo avuto l'opportunità di andare in trasferta in Inghilterra e siamo stati praticamente prevalentemente ospitati dalla cittadina di St. Albans, che è la nostra città gemellata, quindi un onore in più. E poi da lì siamo stati a Sharnbrook, che è un paesino, diciamo, più nel cuore dell'Inghilterra, e con abbiamo cantato presso la loro chiesa e poi abbiamo avuto l'onore massimo, che è stato quello di cantare presso l'Exeter College di Oxford, quindi nella realtà universitaria. E questo perché? Perché diciamo, l'anno precedente abbiamo noi come coro ospitato loro, ecco. E sono venuti loro a cantare all'interno, diciamo, di un tour nelle varie cittadine, principali cittadine delle Marche. E poi una sera li abbiamo ospitati noi in cattedrale, è stata un'esperienza meravigliosa, sia lo scambio sia proprio dal punto di vista prettamente musicale, perché sono un coro magnifico. Mm-hmm. In Inghilterra hanno proprio una tradizione molto infatti sentita, ecco, in maniera particolare. E poi siamo stati noi ospiti, abbiamo cantato, non so se da qualche foto si può qui vedere. Ecco. Stanno scorrendo mentre noi parliamo delle immagini che non so. Qui siamo a St. Albans, giusto? Qui siete a St. Albans. Sì. Tra l'altro una delle cattedrali più prestigiose dell'Inghilterra, con una tradizione musicale molto molto antica, e una delle più antiche cattedrali proprio. Che è questa che stiamo vedendo. È intitolata al primo martire cristiano d'Inghilterra e c'è una testimonianza molto forte di musica corale. Bellissima, molto bella. Ecco, vediamo veramente. Hanno un importante festival e concorso organistico e tengono dei concerti regolarmente, anche con orchestre. È stato veramente un onore, devo dire, personalmente un onore poter cantare lì. È un'esperienza piacevolissima. Va reso merito, insomma. Poi questo, adesso colgo l'occasione, vedete, questa è una nostra corista che è vestita con i panni del sindaco di St. Albans, perché nell'occasione siamo stati protagonisti di un gemellaggio tra le due città, abbiamo portato saluti di Fano. Il sindaco di St. Albans, appunto, che era in carica a quel tempo, ha pensato di, diciamo, introdurre un po' la loro realtà comunale. Siamo nella sede della loro assemblea comunale. E vedete, qui è il sindaco vestito, poi si è spogliato delle sue vesti, visto che avevano le elezioni tra breve, ha detto adesso facciamo il nuovo sindaco. Osta. È stato appunto diciamo una gag divertente. Sì, beh, comunque è bello vedere che, insomma, che dai confini di Fano, quando si esce, quando le realtà fanesi escono e vanno fuori dal perimetro
comunale, nazionale, riscuotono sempre grande afflato e certo. grande consenso. Questo è bello, vuol dire che insomma il lavoro che svolgete in loco è proficuo e meritorio, anche perché sì, poi insomma non è che si va lì così no, a tarlucci e vino. Ci si va con un impegno discreto, perché no? sono dei luoghi proprio che ti stimolano per l'importanza che rivestono i luoghi in sé, per la tradizione musicale, anche culturale, storica. E qui vediamo delle foto proprio invece della cappella del College di Oxford. Qui siete a Oxford. Sì. E qui com'è stato il contesto, un contesto particolare? Beh, un contesto che mette un po' di tensioni, immagino, poi magari lo possono raccontare anche loro. Sì. Crea tanta tensione perché sono qui no, centri. Qui in questa foto eravamo meno tesi perché stavamo... Era il momento del baccanale, insomma, sì. dopo aver cantato abbiamo sciolto la tensione. Sì, però una tensione positiva sicuramente, certo, che certo. fa crescere tantissimo a livello umano e professionale per il sottoscritto, è stata certo. veramente una cosa importante. Che repertorio avete portato lì? Allora, abbiamo portato, ovviamente dovendo cantare, esibirci in delle chiese, il repertorio di questi concerti era prevalentemente sacro, e abbiamo portato alcune musiche di un autore importante della musica, per la storia della musica in generale, che è Lodovico da Viadana, il quale, e non so se molti sanno, che ha lavorato in cattedrale a Fano per due anni, dal 1610 al 1612. È riconosciuto essere il codificatore della prassi del basso continuo, che è una pietra miliare nell'evoluzione della musica, della storia della musica, cioè dal basso continuo in poi è nata poi l'opera, e quindi un'enorme tradizione. Quindi insomma un passaggio importante. È un autore molto importante. Poi abbiamo eseguito anche musiche di autori contemporanei, viventi o classici, dal Palestrino, insomma. Più attuale. Esatto. Ilaria, anche pianificarlo una cosa del genere non deve essere facile. No, non è facile, c'è tanto lavoro di gruppo, perché poi noi alla fine di base siamo un gruppo, con tutte le nostre dinamiche, tutti i nostri colori e sfumature, ecco, non è facile anche gestire e gestirsi, però poi alla fine dopo tanti sacrifici insomma si raccolgono anche tante soddisfazioni. Peraltro volevo dire, insomma ci tenevo, il rapporto con St. Albans poi sta proseguendo, perché proprio recentemente, durante la cerimonia di consegna della copia della statua della Fortuna in comune, da poco sì, abbiamo proprio animato noi come coro la cerimonia, c'era appunto il sindaco di Fano insieme all'attuale sindaco di St. Albans, è stato proprio un momento molto sentito nella sala della Concordia. Sì, abbiamo cantato gli inni nazionali rispettivi, italiano, inglese, europeo, e quindi insomma è un rapporto che sta crescendo e che insomma noi vorremmo continuare a nutrire, ecco. Bene, allora ci auguriamo che questo avvenga quanto prima. E quindi tanti appuntamenti, Rachele, che insomma, affrontate con una certa elasticità. Passati e futuri, insomma, perché poi no? Passati e futuri, noi abbiamo tre diciamo appuntamenti che sono caratteristici della nostra attività, che sono il concerto nel periodo natalizio, il concerto nel periodo di Pasqua, quindi solitamente la Domenica delle Palme, che è un concerto più meditativo in vista proprio della Settimana Santa. Esatto, quindi stiamo lavorando per questo adesso. E poi abbiamo d'estate un festival, ormai da qualche anno, che si intitola I Suoni e la Parola, dove diverse settimane, solitamente il mese di luglio, prevalentemente il mercoledì, perché la sera i negozi sono aperti, c'è movimento, c'è passaggio, ci spostiamo nelle varie chiese del centro storico in modo che i turisti, ma anche i fanesi, possano apprezzare i luoghi del centro fanese ascoltando la nostra musica, meditando qualche testo, quindi diciamo sono piccoli momenti volti alla scoperta della città di Fano. E, per esempio, l'anno scorso abbiamo cantato nella chiesa di Sant'Antonio, la chiesa che adesso è affidata momentaneamente agli ortodossi, che non sempre è aperta, e quindi è stata una bella occasione per aprire questo luogo. Solitamente poi animiamo la messa serale presieduta dal vescovo il giorno di San Paterniano, quindi durante la festa del patrono.
Insomma, è un bello appuntamento, vengono anche cori perché poi, insomma, come diceva Ilaria, cerchiamo lo scambio, quindi anche con cori della regione o insomma, o italiani o anche stranieri. E, insomma, è sempre un bel momento di convivialità e quindi adesso, insomma, cominceremo a lavorare anche per quello estivo. Approfitto per dire che adesso l'appuntamento imminente è il concerto di Pasqua, ecco. Domenica 29 marzo alle 21.15. In cattedrale, e quindi quest'anno si intitola Signore apri le mie labbra, quindi sarà proprio una meditazione sui salmi della settimana santa e quindi insomma, stiamo lavorando per ci questo. State lavorando esatto. Sopra, va bene. E poi come insomma, attività, i concerti, abbiamo insomma, facciamo abitualmente concerti e abbiamo partecipato anche a diversi concorsi corali, questo insomma ci tenevo a dirlo perché insomma, abbiamo partecipato il concorso di Fermo che è qualche anno che è stato istituito insomma, da poco ma è già una realtà abbastanza importante a livello nazionale e siamo stati presi al concorso di Vittorio Veneto che è insomma, uno dei concorsi più importanti a livello nazionale insomma, è stata una bella anche un'occasione per muoversi e recentemente il coro ha partecipato a Gazzaniga in provincia di Bergamo a un concorso prettamente per cori liturgici quindi ci siamo confrontati con altre realtà che operano nel nostro campo insomma. Come è andata? Siamo arrivati sesti e quindi insomma è stata una bella soddisfazione perché poi quando si lavora un concorso il lavoro è ancora maggiore rispetto a... Erano 13 cori se non sbaglio. 13 cori. Quindi, insomma, quindi anche la scelta dei brani, del brano, insomma No? Abbastanza complesso sì perché il repertorio liturgico come sappiamo bene andando magari capita di partecipare alle messe ci sono dentro tante cose molto eterogenee, quindi bisogna scegliere bene, diciamo, bene, perché esatto. Andiamo dal genere un po' più vicino alla musica pop alla musica più classica, quindi ecco. È difficile stato centrare l'obiettivo. Il pezzo giusto, sì, esatto. Perché poi insomma, adesso non conosco nello specifico, però penso che ci siano delle caratteristiche intrinseche in base anche ai componenti del coro che fanno sì che alcuni pezzi siano... insomma espressività maggiore della vostra bisogna no? Scegliere anche bisogna in base scegliere... ai colori è un po' come se uno dovesse dipingere un quadro tu sai quali colori hai a disposizione esatto. Che forse questa è anche un po' la bellezza del coro perché ogni voce ha la sua particolarità il suo timbro quindi quando tu scegli un pezzo da mettere su devi valutare ma questo come verrà conoscendo i miei coristi e quindi sicuramente è bello perché non si guarda solo la carta delle note ma esatto. Anche diciamo la realtà di chi le canta quindi te lo devi note. Immaginare prima lo nella tua testa sì. E sì. Poi la voce è sempre un po' un'espressività della persona quindi cioè, è molto connesso un brano corale è un brano particolare di musica esatto. Non è come un brano per l'orchestra più o meno certo. Il suono dello strumento è quello ma il suono della voce è proprio ce n'è una di quella voce è unica non ce quindi, n'è un'altra esatto c'è una bella gatta da pelare allora quando scegli certo ho capito cioè Ilaria però vedo che vi divertite tutto sommato no, insomma, ci divertiamo molto poi è simpatico perché alla fine può capitare sempre qualche inconveniente, qualche gatta da pelare, non è certo. Che va sempre tutto liscio naturalmente liscio. Come in tutte le cose, però il bello è proprio quello perché così diventa anche un'attività più emozionante, più sfidante e ci si mette in gioco appieno. Oh, c'è da dire anche che, insomma, penso di interpretare anche il vostro pensiero, non siete una camera stagna, insomma, siete aperti anche a nuove, no? Chi voglia cimentarsi, certo. Loro sono ben lieti di, no? Poi vorrei aggiungere una cosa, che magari in molti mi è capitato che mi dicono, ma ecco. Io non so cantare. Non è un problema, quello ci penso io. Ecco. L'importante è provare e buttarsi. E buttarsi, perché è una cosa che possono fare tutti. Ecco. Chi vi vuole contattare, raggiungere, come può fare? Vi viene a trovare? Allora, sì, può venire a trovarci la sera in cui facciamo le prove. Noi proviamo il mercoledì sera alle 21.15 in via Guido del Cassero, a Fano, quindi centro storico, al numero 16. E più semplicemente, magari è più opportuno prendere contatto prima, si può visitare il nostro sito che è
cappelladuomofano.alterrivista.org, lì si può inviare un'email e quindi prendere contatto, fare delle richieste, poi ci si mette d'accordo per incontrarsi, conoscersi, parlare un po' insomma, di questa passione. Va bene, allora insomma, raccogliete l'appello del maestro e dei componenti della cappella musicale del Duomo di Fano, che se volete cimentarvi anche voi, perché no, magari avete un talento nascosto, non lo sappiamo, perché no, insomma, quindi loro sono aperti. Sì. I bambini, li abbiamo citati prima in inizio, sono una componente importante del vostro... Molto, sono un po' il futuro del coro. Il futuro, no? Sì, che sono insomma, quasi una trentina, insomma. Come, Paola, come ci si integra insomma, in questa amalgama musicale? Come si gestiscono i bambini? Ma i bambini in realtà si gestiscono benissimo, perché comunque loro sono i primi appassionati. Ecco. Decidere all'infanzia, alla preadolescenza di cimentarsi e cantare in un coro polifonico comunque è una scelta che appassiona. E loro sono molto coinvolti, molto interessati e si concentrano. Devo dire che con esperienza c'è anche mia figlia che canta anche lei nel coro dei bambini e devo dire che per lei è una bellissima esperienza di condivisione, di integrazione, perché dai qualcosa di tuo personalissimo, come giustamente diceva Stefano prima, e che contribuisce a creare un insieme e a dare delle sensazioni a chi ti ascolta. È una cosa, e lo dico anche io da corista, ecco, perché penso lo, fa che, anche, no. Lo fa anche a me. Ecco, quindi insomma i bambini... Una bellissima esperienza. Bella esperienza, penso che li arricchisca molto. È un'attività che è fortemente educativa, il canto. Il canto corale, in particolar modo, perché nell'insieme, nella realizzazione del progetto comune, bisogna seguire certe regole, sono musicali, che però si può capire bene, sono la metafora, no? Della... di una formazione, di un'educazione dell'individuo, della persona. E quindi è un'attività che io consiglio molto ai ragazzi, ai bambini, come complemento di tutto quello che fanno, attività sportive, è tutto bellissimo, certo. E va tutto bene. L'attività musicale può arricchire molto la persona, dargli veramente una impostazione. Marcia in più. Sì. Penso che sia richiesta chiaramente una certa disciplina, quindi uno si deve parametrare. Esatto. Cioè, vuol dire, ti forma anche mentalmente. La regolarità della frequenza alle prove, gli orari. L'ascolto degli altri. L'ascolto degli altri. Anche come messaggio educativo nei ragazzi, penso questo sia estremamente positivo. Cioè li alleni anche al confronto e al raffronto con e altre, a lavorare insieme. E lavorare insieme, no? Quindi occorre anche sottolineare il fatto che i nostri ragazzi non semplicemente cantano, perché il progetto, diciamo, dei puri cantori si chiama Scuola Corale, che è proprio una scuola di musica, nel senso che loro si iscrivono, se vogliono frequentare solo il coro, partecipano al coro, ma c'è la possibilità di usufruire di una borsa di studio per frequentare un corso di musica strumentale. Molti dei nostri coristi appunto studiano pianoforte, violino, chitarra, perché c'è una collaborazione tra la Cappella Musicale e l'Istituto di Musica Sacra della nostra diocesi, per cui i docenti dell'istituto sono appunto docenti di questa scuola corale e i ragazzi non solo imparano a cantare, ma quindi a conoscere la musica e anche a esibirsi individualmente con lo strumento. E, ho visto che negli anni ha sempre preso più piede questa attività, tant'è vero che anche altre realtà in giro fanese, ho visto che hanno adottato un po' questo modello che abbiamo impiantato, e questo mi fa piacere, perché penso che quindi è stata un'idea valida e sono contento che anche altri intraprendano questo tipo di percorso. Allora, proprio parlando di bambini e di Pure Cantores, sono stati insomma oggetto di una visita importante ultimamente, quindi proprio a maggior ragione la loro importanza e il loro contesto nel coro è maggiore. Esatto, è proprio 2 settimane fa è stato ospite nostro qui a Fano Robert Michaels, che è il vicepresidente della Federazione Internazionale dei Puri Cantores, quindi di tutti i cori composti da bambini e ragazzi.
Lui opera in Svizzera, nella città di Lugano, è il direttore del locale cappella musicale della cattedrale e con i quali stiamo instaurando un rapporto di gemellaggio tra la nostra cattedrale e la loro cattedrale. E, tra l'altro loro hanno lo stesso una scuola corale impiantata più o meno sugli stessi principi della nostra, quindi proprio in virtù di questa similarità ho cercato il contatto e lo scambio. Lui è venuto qua e ci ha conosciuto come primo passaggio di questo gemellaggio, ha fatto una lezione con il coro, con i cori riuniti, ma in particolare con i bambini, conoscendoli, dandogli qualche consiglio sulla tecnica vocale. È stata una bella esperienza anche questa, sì. Rachele, quindi quando vi esibite all'interno del contesto, insomma, cittadino, so che avete un bel seguito, insomma, quindi vi stanno ripagando dei vostri Sì, infatti sacrifici. è bello, soprattutto sui momenti tradizionali, Natale, Pasqua, vedere oltre le famiglie dei bambini anche il pubblico che ormai inizia a conoscerci, ad apprezzarci, e quindi insomma la chiesa è sempre piena, insomma è un bel momento, ecco. Ed estate, devo dire, anche l'incontro con i turisti è sempre qualcosa di particolare, perché È insomma è bello, bello, ecco, insomma. Poi sì. vi capiterà, penso, anche quando vi recate in altre realtà, che le esperienze si fondano, insomma, loro vi dicono i loro problemi, si cercano anche soluzioni Ma a. guarda, niente, ti devo confidare che il momento più bello è quello, diciamo così, del convivio dopo Il terzo l'esibizione. tempo, diciamo. Sì, Il terzo tempo è perché sempre il più poi, divertente. sì, perché poi dopo tanti sacrifici, dopo tante prove c'è l'esibizione, però poi dopo c'è anche il momento Ecco. conviviale ed è lì che poi ci si conosce, ci si scambiano le ricette, perché poi noi giriamo un po' e E quindi quindi chi viene da giustamente. noi vuole assaggiare qualcosa di tipico, a noi fa piacere quando siamo ospiti assaggiare qualcosa di altrettanto tipico Perché e beh, diciamo che insomma dopo il no? dovere c'è Il anche abbondante piacere piacere, è quindi insomma principe. non, anche per chi volesse insomma provare a cantare con noi, insomma, non vi Sappia intimorite, che sì, che insomma, abbiamo un maestro, insomma, severo che ci fa provare tanto, però poi però poi dopo ce dopo la insomma. spassiamo anche, insomma, giustamente, ecco. Stefano, sei stato tacciato di severità, non lo so, è Ma diciamo che esigenza, quando cantiamo bene, poi vederlo sorridere eh? dà Ah, ecco. soddisfazione. È la più grande soddisfazione, perché dici, no? Allora, fino alla fine, Sì, dai, dai, sì, cioè, sì. cioè. Poi noi quando lo vediamo che sorride, allora proprio ci si scarica tutta la tensione, perché vuol dire È che è andata andata bene, che è andata bene, insomma, bene. insomma. Va bene. Allora, come avete capito, insomma, la realtà corale fanese è estremamente variegata, si impone sempre anche all'estero con grande meritorietà e grande menzione, quindi continuate così perché portate avanti un'opera di divulgazione e anche di presentazione Certo. della nostra realtà, della realtà fanese che abbraccia canto corale in ambito religioso, quindi noi vi auguriamo successi a Grazie. grande profusione, quindi continuate in questa opera. Se volete raccogliere l'appello del maestro di affacciarvi a questa bella arte, bel canto, insomma, lo potete fare, ci avete i riferimenti, quindi ringraziamo una parte dei componenti della cappella musicale del Duomo di Fano che sono stati qui con noi e ci hanno Grazie a deliziato, voi. insomma, della Grazie a vostra voi. Certo. opera. Grazie a voi, no? È sempre un piacere. Noi siamo a disposizione. Quando avete qualche iniziativa, qualcosa, fatecelo sapere che noi cercheremo di dare massima divulgazione a quello che, insomma. Pasqua è alle porte e quindi, insomma, un'occasione buona per sentirli dal Veniteci a vivo. sentire. Veniteci a sentire, Venite. ecco, allora, veniteci Vi a aspettiamo. sentire. Il 29 marzo, 29 domenica 29 marzo, 29 marzo. marzo la cappella musicale del Duomo di Fano si esibirà, quindi, insomma, attenzione, segnatevelo nel calendario, cerchietto rosso. Quindi, insomma, grazie per essere stati con Grazie noi a voi. comunque. Grazie. Bene, per questa puntata di Dopocena è tutto, speriamo che sia stata estremamente gradita a voi e io vi rimando alle prossime. Arrivederci.